di come realizzare questo fantastico copricostume che io ho deciso di chiamare Bora Bora. Questo perché il filato che ho utilizzato è quello della Mondial, che si chiama appunto Bora Bora. Guardate che meraviglia! Ogni gomitolo è da 100 grammi, il colore che ho scelto io è il 927, che ha queste fantastiche sfumature. Ma ce ne sono anche altri che trovate disponibili sul mio sito Filati Elsa. Vi faccio vedere, guardate qui che meraviglia! Oltre a questi ce ne sono veramente tanti altri, quindi potete abbinare il vostro copricostume ai costumi che avete di più. Io la maggior parte ce l'ho sul verde e sull'azzurro, quindi va benissimo. Per quanto riguarda però il quantitativo, allora, per realizzare questo, che è una taglia S che ho fatto corto proprio perché deve essere un copricostume, io ho utilizzato tre gomitoli, lavorando con l'uncinetto il numero 4. Ora, per una taglia M ve ne occorrono 4, per una taglia LXL 5. Attenzione però, se siete una taglia S e lo volete più lungo, prendete 4 gomitoli. 4 gomitoli vanno bene anche per una taglia M se lo volete fare più lungo, ma se siete una taglia LXL e lo volete fare più lungo, optate anche per 6 gomitoli. Detto ciò, come sempre, naturalmente io vi ricordo che in descrizione, oltre a mettervi il link che vi porta al sito dove comprare il filato, c'è anche il link che vi porta al PDF che potete acquistare se non vi trovate con il tutorial. Per quanto riguarda la lavorazione, è veramente semplicissima, è abbastanza coprente. Io sotto indosso in questo momento una sottoveste, però perché fa freddo ancora per indossare sotto soltanto il costume, però come potete vedere è comunque coprente. Sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, la lavorazione up down, quindi si parte dal sotto e si va a lavorare in alto, si arriva agli scalfi, si divide la parte dietro dalla parte avanti e poi si vanno a lavorare separatamente le due parti per poi cucirle qui all'altezza delle spalle. Io non ho fatto lo scalfo molto largo, però voi, se vi preferite in estate avere uno scalfo più largo, potete anche fare qualche giro in più di scalfo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copricostume, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia linea Bora Bora. Guardate che meraviglia, ogni cake è da 100 grammi e ha queste fantastiche sfumature. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è il 927. Lavoreremo con l'uncinetto del numero 4. Io qui vi faccio vedere un piccolo campione del vestito, del copricostume, in quanto lavoreremo in tondo partendo da sotto. Vi dico già che io, per la lavorazione vera e propria, ossia per il mio copricostume, ho montato un totale di 152 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Lavorando con l'uncinetto del numero 4 e montando 152 catenelle, io ottengo così circa 84 centimetri di circonferenza, che per la mia circonferenza a fianchi va più che bene. Però mi raccomando, innanzitutto le catenelle cercate di farla comunque con il numero del 4 e mezzo come uncinetto, in modo tale da avere le catenelle morbide, e poi dal primo giro passate a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Un'altra cosa, per le taglie MLXL, allora, siccome il multiplo si ottiene su un multiplo di 4, quindi sono poche catenelle, io direi per una taglia M di andare a mettere almeno 6 motivi in più rispetto a me. Naturalmente, lo dico sempre in ogni tutorial, calcolate di mettere le catenelle fino ad arrivare alla circonferenza o dei fianchi o del seno, a seconda di cosa avete più grande. Altra cosa, quindi taglia L, andate a mettere anche 10 motivi in più rispetto a me, taglia XL anche 12, se non 14 motivi in più rispetto a me. Però andate a montare sempre le catenelle in base alla vostra larghezza e ricordatevi appunto che devono essere comunque alla fine un multiplo divisibile per 4. Detto ciò, possiamo andare a fare la nostra lavorazione, che sarà semplicissimo, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, di cui 2 in realtà sono molto uguali. Allora, andiamo a fare quindi il nostro primo giro. Sposto un po' i gomitoli e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. E faccio questo per tutto il primo giro. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta.
Continuo così quindi per tutto il giro, salto una catenella, faccio una catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare il secondo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Adesso possiamo iniziare a fare il secondo giro. Ci tiriamo un po' l'asola, tolgo l'uncinetto, entro da dietro, sempre nella terza catenella, prendo l'asola e me la porto fuori. Adesso con l'uncinetto rientro sempre nella terza catenella, ma sul davanti, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco dai due fili sull'uncinetto. E vado a fare una catenella. Ho fatto così la maglia alta. Questa maglia alta serve che se si veda ancora meno rispetto al solito l'inizio e fine di un giro. Quindi quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il nostro secondo giro. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, prendo il filo. Adesso devo andare a fare 3 maglie alte non chiuse sulla maglia alta che abbiamo appena fatto. Quindi prendiamo il filo, entriamo nell'archetto che si è formato tra la prima e la seconda maglia alta e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo e di nuovo rientro nell'archetto che si è formato dopo che abbiamo fatto la maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, lo rifaccio per una terza volta, rientro nell'archetto che si è formato e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. E si ricomincia. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e andiamo a fare le 3 maglie alte non chiuse. Quindi entro nell'archetto che si è formato facendo la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro di nuovo nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e sono a 2. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro. Facciamolo ancora una volta insieme. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, devo andare a fare le mie 3 maglie alte non chiuse. Quindi prendo il filo, entro nell'archetto che si è formato facendo la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, una terza maglia alta non chiusa. Fatte le 3 maglie alte, le vado a chiudere insieme. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Ripetiamolo l'ultima volta insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella. Prendo il filo, vado nel foro che si è formato facendo la maglia alta e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, terza maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. E si ricomincia da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come riniziare a fare poi il terzo. Sto terminando anche il secondo giro. Come vedete, terminiamo il secondo giro quando abbiamo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi entriamo nella catenella che abbiamo fatto con la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. Possiamo così fare il nostro terzo giro. Ci alziamo sempre un po' con l'asola, entriamo di nuovo nella catenella, però con l'uncinetto dal dietro. Prendiamo la nostra asola, scusate, io mi aiuto con le mani così faccio prima. E la tiriamo fuori da dietro. Ritorniamo con l'uncinetto sul davanti, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, usciamo tra le due fili sull'uncinetto e poi facciamo una catenella. Abbiamo fatto così di nuovo una maglia alta.
Adesso andiamo a fare catenella di separazione, prendiamo il filo, andiamo nella catenella che avevamo fatto qui quando facevamo la nostra maglia alta, catenella e le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi qui, mi avvicino così vedete meglio, e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella, vi ricordo che abbiamo fatto la maglia alta, la catenella, le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare la maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta. E ricominciamo da capo, catenella di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo maglia alta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. E continuiamo così, quindi per tutto il terzo giro. Come vedrete, adesso che vi spiegherò anche il quarto giro, che alla fine quello diciamo un po' più complicato è il secondo, perché il primo e il terzo alla fine sono uguali e quando vi vedrò farò vedere il quarto è anche più facile. Comunque io continuo a lavorare, terminiamo quindi il nostro terzo giro. Sono già alla fine, quindi ho fatto l'ultima maglia alta, catenella. Entro nella catenella che mi ha fatto realizzare la maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Adesso possiamo andare a fare il nostro quarto e ultimo giro. Come sempre, tiriamo l'asola, entriamo con l'uncinetto dal dietro, prendiamo l'asola, la tiriamo fuori e poi rientriamo sul davanti, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, usciamo dai 2 fili sull'uncinetto. Catenella di separazione e abbiamo così la nostra maglia alta. E adesso andiamo a fare il quarto giro. Maglia alta all'interno dell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. E si ricomincia. Maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. Maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. Quindi è veramente semplicissimo, si va a fare un giro di maglie alte, ricordandosi sempre di fare una maglia alta nell'archetto e una maglia alta sopra la maglia alta. Io adesso termino anche il quarto giro e poi vi faccio rivedere come riniziare il primo giro, dato che avremo una base diversa, qui avevamo le catenelle, qui invece abbiamo le maglie alte. Quindi vi farò vedere come riandare a fare il primo giro. Ok, sto terminando il quarto giro, ho fatto la maglia alta nell'archetto di una catenella, quindi entro nella catenella che ci ha fatto fare la maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Tiro sempre l'asola, rientro nella catenella, però da dietro, prendo l'asola e la tiro fuori, rientro nell'asola ma questa volta sul davanti, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco dai 2 fili sull'uncinetto, catenella. E poi vado a fare catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare maglia alta. E vado a fare questo per tutto il giro, quindi sto ripetendo di nuovo il primo giro. Catenella, salto una maglia alta, vado nella successiva maglia alta. Catenella, salto una maglia alta, entro nella successiva e di nuovo maglia alta. Quindi come vedete i 4 giri sono semplicissimi da fare. Ecco, vedete come tira un po' qua sotto? Per questo vi ho detto nella vostra lavorazione andate a fare le catenelle con l'uncinetto e 4,5, così non vi tira la lavorazione. Adesso vi faccio vedere come viene nella parte che sto lavorando. Guardate qui, vedete, io qua si nota che ho fatto le catenelle con il 4,5 e non con l'uncinetto del 4, però poi il primo giro sono andata a fare appunto con l'uncinetto il numero 4. E questi sono i 4 giri quando vengono ripetuti. Sempre, guardate che meraviglia! Io sto lavorando adesso, poi vi farò sapere quanti giri sono, quante volte sono andata a ripetere questi 4 giri prima di arrivare a mettere i marcapunti per gli scalfi. Mi raccomando, voi potete fare anche la versione maglia, quindi fare meno motivi rispetto a me, oppure potete fare la versione vestito invece come invece che copricostume. In quel caso dovete andare a fare più volte il motivo rispetto a me, a seconda di quanto volete voluto il vostro vestito e per quanto riguarda la maglia farne meno a seconda comunque di quanto volete far lunga la vostra maglia. Allora, ho
terminato il copricostume, sono arrivata al mettere i marcapunti e vi dico già che io ho ripetuto il motivo per 12 volte e poi sono andata a fare di nuovo il primo giro. Mi raccomando, che voi dovete farla più lunga o come la mia, tenete sempre presente di terminare prima di mettere con i marcapunti con un giro, con il giro della maglia alta separata da catenella, quindi che sia il primo o che sia il terzo giro non è un problema, se questo è per chi deve fare il copricostume più lungo rispetto a me. Io lo voglio molto corto, quindi non sono andata a farlo lunghissimo. Detto ciò, questo perché questo vi dico di terminare con il giro con la maglia alta e la catenella, in modo tale poi da poter andarvi a contare gli archetti, le catene, scusatemi, sì, gli archetti, diciamo i quadratini, e in modo da dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ne ho un totale di 76, quindi ne metterò 38 avanti, 38 dietro. Come vi ho detto ad inizio, quando vi ho spiegato il punto, dovete trovarvi con un numero pari, quindi non dovete ritrovarvi con un numero dispari, perché se vi trovate con un numero dispari diventa difficile poter andare a fare la lavorazione, in quanto poi io nel mettere i marcapunti tengo presente, vedete, ecco, vi faccio vedere lateralmente, io qui è il mio ultimo lavoro qui sul davanti e qui invece sul dietro. Io quando andrò a terminare il davanti finirò qui dove ho la mia, e vi farò vedere il tutorial, quindi dove finirò qui andrò a fare in corrispondenza la maglia alta con le maglie alte e poi l'ultima maglia alta, ma dietro inizierò, salterò la maglia alta qui e inizierò da qui, quindi vedete qui saranno liberi due quadratini alla fine, perché qui inizierò appunto il giro con la maglia alta e poi la maglia alta con le tre maglie alte orizzontali. Anche da questa parte vedete, io qua dove inizio sempre il mio giro inizio a lavorare sempre con la maglia alta e poi la maglia alta con le maglie alte orizzontali, e qui io terminerò con la maglia alta, quindi avrò lasciato libero due forellini e la maglia alta dove appunto ho messo i miei marcapunti. Quindi quando andate a mettere i marcapunti dovete considerare questo: dovete iniziare il davanti dove avete in corrispondenza della striscia di maglie alte e dovete terminare dove avete la corrispondenza sempre maglie alte. Stessa cosa dietro, inizierete dove avete la corrispondenza della striscia di maglie alte e dovete finire dove avete la corrispondenza delle strisce di maglie alte, quindi poi qui avrete due quadratini liberi. Quindi questo, mi raccomando, per le taglie più grandi calcolate sempre questo, però come vi ho detto all'inizio, voi non dovreste trovarvi di un quadratino dispari ma pari, perché noi abbiamo lavorato su un multiplo di 4. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione, e adesso, come vi ho detto, non dovremo fare altro che passare a lavorare sempre i nostri 4 giri di andata e ritorno. Io il primo giro l'ho fatto prima di mettere i marcapunti, quindi devo andare a fare direttamente il mio secondo giro. Quindi, come abbiamo detto, riprendo la mia asola da dietro e vado a lavorare normalmente. Rientro con davanti, vado a fare la maglia alta, scusate, senza la catenella di separazione, vado direttamente dove ho la maglia alta successiva e vado a fare la maglia alta, la catenella e le tre maglie alte non chiuse orizzontali, come vi ho spiegato all'inizio giro, e continuo quindi a lavorare così per tutto il giro. Quindi veramente semplicissimo, i giri diventano di andata e ritorno, ma non cambia assolutamente nulla. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi quello successivo, ossia il nostro terzo giro. Come vedete, sto terminando il giro, vado a fare la mia maglia alta e sono arrivata al marcapunti. Quindi a questo punto io mi giro direttamente con la lavorazione e vado a lavorare il terzo giro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, e entriamo sempre dove abbiamo l'archetto di una catenella e andiamo a fare la maglia alta. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e facciamo la maglia alta. Catenella di separazione, entriamo nell'archetto e andiamo a fare la maglia alta.
Quindi si lavora come abbiamo sempre lavorato. Il giro successivo andremo a fare maglia alta sopra ogni maglia alta e maglia alta in ogni catenella, giro successivo di nuovo maglia alta separata da una catenella e quindi una maglia, si salta una maglia di base. Quindi gli altri giri sono davvero semplici. Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi giri fino ad arrivare agli scalfi e poi andrò a fare la stessa cosa dietro. E una volta fatto ciò andremo a cucire solamente le due parti, quella avanti e quella dietro, quindi veramente normalissima divisione del dietro con il davanti, anche perché, come vi ho detto all'inizio, voglio che sia un copricostume molto semplice, molto facile da fare, in modo anche che non sia complicato anche da indossare, avendo uno scollo largo, facendo lo scollo a barca, non sia difficile da indossare quando andiamo in spiaggia. Allora, ecco qui, sono arrivata a fare la cucitura delle spalle. Come vi ho detto, qui ho fatto i miei giri, quindi dopo aver fatto quello con i gruppi di 3 maglie alte in orizzontale, sono tornata a fare quello maglia alta con una catenella e poi il giro di maglia alta, poi di nuovo maglia alta con catenella. In totale io ho ripetuto i 4 giri per 1, 2, 3 e 4 volte, fermandomi con il giro con tutte le maglie alte. In questa maniera io ho ottenuto uno scalfo di circa 16 centimetri. Mi raccomando, per le taglie più grandi, tipo la taglia M, fate almeno altri 2 giri in più rispetto a me, arrivate almeno comunque a 17-18 centimetri. Taglia L, arrivate almeno a 20 centimetri, 22 per una taglia XL. Poi sono andata a cucire il dietro con il davanti e sono andata a cucire per 9 centimetri da tutte e due le spalle, quindi da qua a qua a qua a qua 9 centimetri. Non farò alcun tipo di bordino, quindi anche questa creazione è terminata.